Cari fratelli e sorelle, è con gioia e gratitudine che saluto tutti a nome di Gesù Cristo, nostro Signore. Oggi vi porto un messaggio speciale che ho ricevuto da Dio, tratto dal libro di Gioele 2:12. Il Signore ci esorta a tornare a Lui con tutto il cuore, attraverso il digiuno, le lacrime e il pentimento. Nel Vangelo di Giovanni 1:12, ci viene ricordato che tutti coloro che credono in Gesù e lo accettano come loro Salvatore hanno il privilegio di diventare figli di Dio, nostro Padre amorevole. È il desiderio di Dio che facciamo parte della sua famiglia, proprio come una gallina protegge i suoi pulcini sotto le sue ali. Allo stesso modo, il Signore dimostra compassione per coloro che lo riveriscono. Questa è la natura del nostro Padre Celeste. Un esempio di ciò è la parabola del figlio prodigo, che illustra la generosità e la misericordia del Padre nel ricevere a braccia aperte chi si era allontanato. Quando ci allontaniamo da Dio per le nostre scelte egoistiche, corriamo il rischio di perderci e affrontare attacchi maligni. È triste vedere persone istruite come medici, studenti o ingegneri essere colpite improvvisamente dalla depressione. Ciò accade quando ci allontaniamo dal Signore, permettendo al nemico di prendere il controllo. Non dobbiamo mai aprire questa opportunità al diavolo, poiché ciò ci porta ad essere coinvolti nel peccato e a perdere la gloria divina che ci è destinata. Tuttavia, il Signore ci invita amorevolmente a tornare a Lui a cuore aperto. Ci esorta a cercare il rinnovamento dello spirito e a ravvivare la fiamma del pentimento. Israele, il popolo di Dio, viene ricordato di fare marcia indietro nel loro percorso spirituale, poiché il Signore è misericordioso e non desidera che la sua ira cada su di loro. Pertanto, chiedo a tutti di scrivere Amen nei commenti come segno di accordo e di iscriversi a questo canale, in modo da poter condividere ulteriori messaggi ispiratori. Che Dio riversi le sue benedizioni su ciascuno di voi in questo giorno e vi guidi nel vostro cammino di ritorno a Lui.